Battaglia a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Allora, una decina di giorni fa, più o meno, giorno più giorno meno, il nostro ben noto Crow89, o anche conosciuto come Marco Merrino, chi non lo conosce oggigiorno su via ragazzi dai, ha pubblicato un nuovo video che si intitola Il doppiaggio italiano è una cosa bella, 8 mesi dopo aver pubblicato un altro video che si intitolava Il politicamente corretto è una cosa bella. Apro parentesi, Marco, non è che per caso le idee cominciano un pochettino a scarseggiare, a venir meno, chiedo, perché una volta ti dedicavi a cose che erano un pochettino più creative e lavorate, e ora mi pare invece che gli argomenti che scegli siano quasi, volutamente acchiappavio. Perché non è che ti sei messo lì e scelto di parlare, che cavolo ne so, di quanto ti stia sul cazzo il fatto che il bonobo sia una specie in via d'estinzione. Nope! Mi butti lì nei titoli parole tipo politicamente corretto. Apro un'altra parentesi. Visto che conosci tanto bene la lingua, Marco, ma perché non l'hai scritto in inglese? E parole tipo doppiaggio italiano. Argomenti che sicuramente al giorno d'oggi sono poco discussi e fanno poco incazzare le genti. Ma vabbè, dai, posso pure capire, ci sta voler parlare di cose di cui le persone parlano oggigiorno continuamente e che forse ci hanno pure un po' rotto il cazzo. Ebbene, sto nuovo video me lo son guardato, perché in effetti tu, Marco, mi sei sempre stato molto simpi, cioè ho sempre apprezzato tantissimo il tuo essere così esageratamente estremo sotto certi aspetti. E quindi, di nuovo, me lo son guardato. 28 minuti, ragazzi, di un editing della stramadonna! Questo bisogna riconoscerlo. Aspetta però. Ok. Stavolta non l'hai editato tu. E allora, signore e signori, direi di fare un mega applauso a quel benedetto Cristo che si è fatto un culo della Madonna per editare in quel modo così. Wow! 28 interminabili minuti di te che ti lamenti di nuovo di qualcosa che ti stava sullo stomaco fin da troppo tempo. Come hai tenuto a sottolineare, ovviamente, in descrizione. Perché sia chiaro a tutti, ragazzi, che dovevi farlo, cioè dovevi proprio farlo. Cioè, svuotarti lo stomaco dall'immenso disagio che vivi pensando al doppiaggio italiano era diventato un'impellenza veramente improcrastinabile. Comunque, di nuovo, per ritornare al video, devo dire, Marco, che sono rimasta perplessa, molto perplessa. Allora, sicuramente il fatto che l'Italia e gli italiani ti stiano proprio sul cazzo, se è capito. Questo sì, un posto di niente, cioè proprio sì. Ma questo si è capito, è che da mo', visto che non hai fatto praticamente altro che ripeterlo continuamente dovunque a profusione, io per carità apprezzo l'onestà, sia chiaro. Cioè, Marco, se la sottoscritta ha delle certezze nella vita, e ti assicuro che sono poche, una di queste ce l'ho stampata proprio qua, proprio in fronte, tipo comandamento, è che Marco Merrino prova un odio viscerale per il suo paese natio e per chi lo popola. E fin qui tutto chiaro e limpido. Anche se poi, effettivamente, una domanda mi sorge spontanea e probabilmente tu potrai considerarla banale e prevedibile, però io te la faccio lo stesso. Marco, scusa tanto, no? Ma perché continui a concedere a questo paese di merda la tua presenza? Cioè, a quanto si capisce dal video, sei perfettamente in grado di comprendere e parlare la lingua più parlata al mondo. E quindi sono sicura che là fuori non ci sono solo migliaia, ci sono decine di migliaia di posti in cui potresti trovarti sicuramente meglio di come ti trovi in questo posto qua. In effetti, Marco, il tuo lavoro ti permetterebbe di farlo da qualsiasi parte del globo terracqueo. Poi per carità, cioè, la scelta sta a te, è ovvio. Ma visto che sto paese ti fa male fino a sto punto, cioè, fossi in te, ci farei un pensierino. E ritorniamo al video, ok? E quindi abbiamo capito che l'Italia, gli italiani e quello che pensano gli italiani ti stanno altamente sulle balls. E quindi automaticamente, di conseguenza, ti stanno sulle balls anche quegli ormai rarissimi tentativi da parte degli italiani di provare un minimo di orgoglio nazionalistico per quello che si fa in questo paese. Perché, ehi, attenzione, fermi tutti! Marco non è l'unico che prova un profondo
disgusto per la nostra nazione? Ebbene no! Assolutamente no! Quel disgusto che prova Marco così, cioè, profondo, viene condiviso anche da una parte, purtroppo direi una grande parte, del popolo italiano stesso. E questa cosa, sinceramente, io la devo ancora capire. Alla mia ormai veneranda età di 33 anni, non mi è ancora chiaro il motivo che spinga gli italiani ad odiare così tanto l'Italia. Ma fermi, fermi, fermi! E t'ho visto, t'ho visto lì che stavi già con le tue ditina sopra la tastiera. Fermi un po', state buoni, tenete a freno quelle manacce. Prima che veniate a scassarmi i cabassisi con un elenco tipo interminabile di quelli che dovrebbero essere i difetti del nostro paese. Io mi rendo perfettamente conto che la perfezione non esiste. Mi rendo perfettamente conto che il nostro paese ha tanti difetti. E grazie al cazzo, cioè, vivo pure io, non sono né cieca né deficiente. E mi rendo perfettamente conto che tante cose andrebbero migliorate, perfezionate, riviste, e che alcune altre non funzionano come dovrebbero. Ma io, che ho vissuto all'estero per la bellezza di 4 anni e mezzo, so anche altrettanto perfettamente che la perfezione non esiste da nessuna cazzo di parte e che tutto il mondo è paese. Ogni nazione ha i suoi difetti, ha i suoi pro e ha i suoi contro. Ma questo ovviamente tanti di voi non possono saperlo, perché buona parte degli italiani che sognano di vivere all'estero perché, ehi, l'Italia fa schifo, all'estero o ci hanno fatto soltanto le vacanzine o invece non hanno neanche mai varcato i confini italiani. Ma vabbè, ah, è vero, divago, cioè, divago troppo. Il video al caro Marco, il pensiero, il doppiaggio italiano è il migliore del mondo, dà fastidio. Ma fastidio al punto che ha ben pensato di smontare questo pensiero parlando per quasi mezz'ora di aspetta, scusa, ma pensavo che, cioè, doppiaggio italiano, no, ah, cioè, a me, cioè, mi dà un po' l'impressione, cioè, una certa altra impressione, sincera, posso dire, cioè, a me ha dato l'impressione che nel video abbia fatto riferimento principalmente all'adattamento in italiano. Gli esempi che ci ha mostrato Marco sembrano fare più riferimento a quelli che sembrano essere errori o imprecisioni di traduzione, cioè dovuti appunto effettivamente a quello che è stato l'adattamento dei dialoghi originali della lingua italiana. Cioè, e visti tra l'altro i tanti commenti che riportano la parola adattamento, penso allora di non aver capito male io. E quindi, Marco, lo dice la parola stessa, adattamento, perché i dialoghi vanno adattati alla lingua, alle espressioni e al paese stesso dove vengono tradotti. E questo, cioè, non pensavo fosse un crimine. Questa cosa com'è? Cioè, è una cosa così grave, cioè, così terrificante, così aberrante, così oh mio Dio, così oh Madonna. Però fermo. Io ho capito benissimo quello che intendi riguardo lo snaturare la lingua originale, che ha i suoi modi di dire e ovviamente le sue caratteristiche linguistiche, che a volte, come giustamente hai voluto far notare tu, sono anche intraducibili. Però, cioè, questo tra l'altro succede con ogni lingua, cioè non soltanto con la lingua inglese. Quindi posso anche riuscire a comprendere il tuo sdegno riguardo questa questione e ritrovarmi d'accordo, perché, cioè, sono d'accordo sul fatto che certe cose, certe espressioni rendono l'idea soltanto nella lingua originale, ci sta. E posso anche ritrovarmi d'accordo sul fatto che a volte certi adattamenti vengono fatti male o in maniera superficiale. E ancora mi ritrovo d'accordo sul fatto che certe forme d'arte possono essere apprezzate al meglio soltanto nella loro lingua originale. Cioè, non si può dire niente, sacrosanto, bro, cioè alzo le mani, ma da qui, da
qui a condannare l'intero e proprio in generale settore del doppiaggio italiano, non è un po' troppino? E chiedo per un amico, sia chiaro. Io credo, Marco, che quando gli italiani dicano il doppiaggio italiano è il migliore del mondo, si stiano principalmente riferendo all'ottima capacità espressiva che hanno i nostri doppiatori. Non tutti, ovvio, ma quelli bravi sì. Caro Marco, adesso ti voglio fare un'altra domanda, un'altra curiosità, così, giusto per... Hai mai guardato film doppiati? Attenzione! Risottolineo doppiati, quindi non in lingue che sono in quel modo in lingua originale, no. Cioè, ma hai guardato film doppiati in altre lingue? Tipo in spagnolo, in francese, in tedesco, che ne so, cioè, e via dicendo? Sì, Marco, ti dirò. È capitato di guardarne diversi che conoscevo già doppiati in italiano, doppiati in spagnolo. Che dire? Cioè, c'era una differenza che definirla abissale è dire poco. Gli spagnoli, Marco, tutti voi, gli spagnoli fanno, non tutti, ovviamente, certo, non generalizziamo sempre che poi mi dite. Gli spagnoli solitamente, cioè, fanno un pessimo doppiaggio, ragazzi. Perché parlano tutti con lo stesso tono monocorde. E ragazzi, cioè, non sembra di stare sentendo parlare sempre la stessa persona, cioè parlano tutti uguali, ve lo giuro, quando doppia. Non c'è anima, non c'è emozione, non c'è espressività, niente, proprio niente. E ora, oh Gesù, che cielo mi salvi, molto probabilmente starei pensando che anche io sono la solita italiana banalotta che deve difendere a spada tratta la propria verità. Ma sai cosa? Che me ne frega a me. Per me gli spagnoli fanno cacca a doppiare, punto. Anche questo, Marco, è scritto nelle stelle, come tra l'altro esiste anche nelle altre nazioni. Esiste anche nelle altre nazioni il pensiero: il mio doppiaggio è il migliore del mondo, punto. È così, Marco. Un'altra domanda, io sono curiosa da sempre, fin da quando ero una fraffosa. Ma tu, per caso, chiedo, perché magari poi è così, cioè, per caso hai mai vissuto da vicino e a lungo il nazionalismo, quello vero che c'è negli altri paesi? Intendo a lungo, cioè per un periodo prolungato, ok? No che uno se va a fare una vacanzina di una settimana. No, intendo se hai mai vissuto in maniera stabile per diverso tempo all'estero, in altri paesi, per appunto percepire quanto nazionalismo, vero nazionalismo, ci sia all'estero. Chiedo perché quel che percepisco mi sembra di no. Cioè, se no non staresti ogni santa volta a spararti un pippone infinito sulla superbia e la presunzione, secondo te, del popolo italiano. Ad esempio, Marco, sapevi che gli spagnoli spagnolizzano tutto? E quando dico tutto, intendo tutto. Lo sapevi che traducono parole inglesi che sono intraducibili? Persino nomi propri. Attenzione. O che leggono certi termini inglesi utilizzando la loro pronuncia? Robe tipo Spiderman. Già. Già, cos'è? Non ti aspetti? Invece è così. Questo è giusto per renderti un pochettino l'idea, cioè per farti capire che magari le merdacce non ce le abbiamo soltanto qua in Italia, ma sono sparse un pochettino dappertutto, santo cielo. È questo, ok. Poi un'altra questione, quella che riguarda la conoscenza della lingua inglese. Concordo assolutamente, assolutamente con te sul fatto che si dovrebbe studiarlo e conoscerlo meglio. Essendo quello di oggi un mondo totalmente globalizzato, lo sappiamo benissimo tutti. Anche tu giustamente ci hai ricordato che anche noi nella nostra lingua del giorno d'oggi utilizziamo continuamente termini inglesi. Cioè, quindi assolutamente alzo le mani pure in questo caso. Siamo quindi in un mondo appunto totalmente globalizzato, dove l'inglese appunto è la lingua più parlata al mondo. Ma supera di un pochettino il cinese mandarino. Pensa che cazzi amari se avessimo
sono dovuto imparare tutti quanti il cinese mandarino, eh? In quel caso sinceramente non so se una collezione di 神奇的中国人 sarebbe bastata effettivamente. Quindi su questo siamo assolutamente tutti quanti d'accordo, ok? Ok, ok, ok. Però non lo so, Marco, cioè scusami, ma effettivamente in quale regolamento hai visto scritto che un essere umano debba per forza conoscere un'altra lingua oltre alla sua? Chiedo perché, cioè, sono curiosa di leggerlo anch'io, sto testo sacro dove praticamente sono state scritte, stampate tutte quante le regole che un essere umano deve seguire e che tu a quanto pare segui alla lettera. Cioè, dai, non essere egoista, Marco, voglio dire, pure noi, no? Dovremmo imparare un attimino come si vive meglio la vita, per favore, cioè, condividilo un pochettino con tutti noi, non essere così egoista, che cazzo. Poi, per carità, scherzi a parte, è ovvio che tutti noi dovremmo sempre voler espandere la nostra cultura, la nostra conoscenza e la nostra apertura mentale. Anche su questo siamo assolutamente d'accordo. Ti sta parlando una che ha fatto il liceo linguistico e che capisce perfettamente l'inglese. Per mettere un attimo, cioè, in chiaro certe cose, no? Perché non magari non è che arrivano i geni di turno che mi vengono a dire: no, ma te parli così soltanto perché non capisci un cazzo inglese, quindi sei invidiosa, sei invidiosa. Pure questa questione di invidia, Marco, un attimino la vorrei capire. Perché, cioè, il fatto che uno te venga a criticare perché è invidioso, cioè, io questa cosa, questo altro concetto pure non tanto l'ho mai capito. Cioè, collegare per forza la critica all'invidia non... cioè, sinceramente non mi è mai stato chiaro. Chiedo venia, chiedo per perdono, mi vado a frustare col gatto a nove coppe. Ma poi, Marco, da qui che abbiamo fatto tutto sto grosso preambolo, no? È importante assolutamente sapere l'inglese, è importante espandere la propria cultura, ampliare la propria conoscenza, quindi... Però da qui a definire migliore di altre la categoria di persone che guardano film e serie TV in lingua originale... Marco, ma perché? Mi viene a sorridere. Perché? Per quale motivo a me incomprensibile un essere umano dovrebbe ritenersi migliore di un altro per un motivo del genere? È come se un giorno, che cavolo ne so, arriva uno che dice a un altro: oi bro, io so scrivere al contrario, tu ci riesci? No? Fallito! Capito? Poi non ha senso. Io non ci vedo alcun senso. Poi questo vale per me. Poi per quanto riguarda voi, sono cazzi vostri. Io, per carità, sono felicissima del fatto che tu abbia una comprensione tale dell'inglese che ti permette di guardare, godere, quindi, delle opere cinematografiche in lingua originale. Cioè, ci mancherebbe. Buon per te. Però, cioè, personalmente penso che nessuna soggettiva capacità renda mai davvero migliore un essere umano rispetto ad un altro. Poi a maggior ragione una cosa del genere, che abbiamo scoperto la cura per il cancro, perché effettivamente alla fine della questione, alla fine, ancora non è proprio la fine, però, cioè, effettivamente nel video ti lamenti del fatto che la gente ti rompa le palle per questa tua capacità e per questa tua scelta, cioè, quindi, di guardare la roba in originale. Però poi ribaltiamo la cosa, ti innalzi su quel pulpito e ti metti a rompere le palle a chi magari questa capacità non ce l'ha o decide di non volerla sfruttare semplicemente. Semplicemente sceglie un'altra roba, cioè di guardarsi la roba doppiata. È un rompimento di palle a vicenda, cioè, come funziona? Boh, cioè, pure questo sinceramente non mi è tanto chiaro, chiedo scudo. Io sinceramente non ne vedo l'utilità. Poi, per carità, certamente tu sei tuo pieno diritto di esprimere tutto quello che ti passa per la testa e i pensieri che sorgono, per l'amore del cielo. Però poi, però, questo diritto che ci prendiamo di esprimere sempre il nostro parere, perché oggigiorno va così, no? Effettivamente. Questo diritto che ci arroghiamo non dovremmo però poi trasformarlo in offese gratuite e denigranti, no? Please, please! Poi, cioè, dovremmo aprire un altro ulteriore argomento che si chiama prevaricazione. Cioè, sinceramente non credo che vogliamo starci a nebulizzare le palle pure su questo. No, non credo, per favore, no, dai, risparmiamocelo, dai, che cazzo.
Il vero problema però, ragazzi, del giorno d'oggi è proprio questo, in fin dei conti. Che oggigiorno tutti quanti ci sentiamo in diritto di dire tutto. Tutti quanti ci sentiamo in diritto di sentirci migliore di qualcun altro per qualsivoglia motivo. Che tutti quanti ci sentiamo in diritto di denigrare, criticare e offendere le scelte e i gusti altrui. Come se noi fossimo in possesso sempre della verità universale. Soprattutto nell'era di internet e dei social abbiamo sempre più dimenticato che invece non è così, che nessuno di noi è in possesso di un bel niente e che tutti quanti invece dovremo cercare di ritrovare quella sana voglia di farci allegramente i cazzi nostri e di campare più a lungo. Beh, io quello che pensavo l'ho detto. Non so quanto sia venuto lungo questo video. Spero sinceramente che non duri un'eternità. Se così dovesse essere, ragazzi, scusate, non andrà così. Ma esattamente come Marco ne sentivo proprio il bisogno. Era una cosa che proprio, capito, mi si era bloccata qua, cioè avevo proprio questo bisogno impellente di buttarlo fuori. E quindi te, io adesso penso che sì, dai, direi che ora è? È arrivata anche per me l'ora di tornare a farmi allegramente i cazzi miei. Ah, ragazzi, scusate ancora per lo sfogo, però niente, è andato.